lavarsi meglio i denti. Glare Smile. Dove stai? Prego, ragazzi. Grazie. Io sono Aldo Dominici, sono un dentista, Niccolò Cerizia fa parte del nostro team Glare Smile. Vorrei cominciare con una domanda. Quanti di voi sanno qual è la malattia più diffusa del mondo? È la carie. Bravo. Non si sa, ma è così. Ed è una malattia. Sembra una piccola parte del mondo delle patologie, ma ricopre un ruolo importante, perché ciò che può portare come conseguenza la carie sono molti problemi, problemi anche di natura sistemica. Immaginiamo la maggior parte di noi ha avuto carie. La carie ce l'ha il 90% di noi, in tutto il mondo. E noi stiamo bene. Pensate alle persone deboli, i bambini, gli allettati, i disabili. La carie è un problema non ancora risolto. Quali sono le difficoltà nel combattere la carie? E sarò breve. Tre. Numero uno, non si conosce la tecnica corretta. La maggior parte del mondo è in questa situazione. Numero due, non si sa applicare la tecnica corretta. Forse io, lui, lei, magari tutti noi siamo bravissimi, ma la maggior parte di noi, ve lo dico da professionista, non è in grado, perché è complesso e il movimento deve essere preciso. 3. Non si dedica abbastanza tempo, 2 minuti, 3 volte al giorno, tutta la vita, non si scappa. Chi lo fa? Pochi. Oggi andiamo sulla Luna, non c'è un dispositivo, né spazzolino manuale, né elettrico, né niente, in grado di superare questi 3 problemi. Vi presento Glare Smile. Vorrei. 2 minuti, 3 volte al giorno per tutta la vita. Hai mai pensato a quanto tempo dedichi a lavarti i denti? Ma quante altre cose potresti fare in tutto questo tempo? Sono Aldo Dominici. Nella mia esperienza decennale come dentista, ho potuto verificare che nell'igiene orale l'arma vincente è la prevenzione. Non potete immaginare che la maggior parte dei problemi ai denti deriva dallo scorretto spazzolamento. Al giorno d'oggi non possiamo più tollerare che i bambini sbaglino ancora a lavarsi i denti, che gli adulti non dedichino il corretto tempo allo spazzolamento e che gli anziani non abbiano un corretto strumento per la prevenzione. Vogliamo che chiunque possa essere in grado di lavarsi i denti in modo semplice, rapido, ma soprattutto corretto. E per questo abbiamo inventato Glare Smile. Glare Smile è il primo spazzolino da denti che, grazie alle sue 3 spazzole, è in grado di applicare automaticamente la tecnica corretta di rimozione della placca. Per utilizzarlo e lavare tutta una bocca, è sufficiente farlo scorrere tra le arcate per 10 secondi. Non correrai più il rischio di sbagliare e risparmierai tanto tempo prezioso. Ho creduto fin da subito nel progetto perché ero il primo a voler utilizzare Glare Smile. 2 minuti, 3 volte al giorno, con la tecnica corretta. Quindi creare un prodotto che potesse migliorare la vita quotidiana di tutti era davvero una grande sfida. Ci siamo impegnati nella progettazione, confrontandoci con i problemi di centinaia di pazienti ed effettuando tutti i test in laboratorio per studiare il movimento corretto sui denti. E abbiamo aggiunto un design nuovo, diverso dal solito e al 100% italiano. È semplicissimo da usare. Per attivarlo basta premere un singolo pulsante, ma con un grande display touchscreen puoi anche accedere a tante funzionalità, come ad esempio 4 diverse modalità di spazzolamento preimpostate, a testine intercambiabili con un countdown che ti avvisa quando cambiarle e che saranno disponibili in una misura per adulti e una misura per bambini. Ha un LED a ultravioletti per disinfettare dai batteri che si attiva automaticamente dopo lo spegnimento e un cappuccio che permette la pulizia anch'essa automatica delle spazzole. È dotato di batterie ricaricabili con caricatore micro USB.
e accessori dedicati quali la basetta di ricarica per averlo sempre pronto all'uso. Glare Smile inoltre rispetta l'ambiente perché ha materiali completamente riciclabili e un caricatore ad energia solare e un collegamento con la propria app per visualizzare le statistiche e assicurarsi del corretto utilizzo. Così che, per esempio, ogni mamma potrà controllare in ogni momento che il proprio bimbo abbia lavato bene i denti. Vogliamo? Mi scuso, siamo andati lunghi. In realtà era una piccola presentazione, volevamo spiegare il prodotto, lo faremo se volete sulle domande. Ok. Una sola parola? Non possiamo. Non si può. Domande, se ve le chiedono, volentieri. Simona, Bruce, sì. Neil. You said 10 seconds, is that right? 10 seconds, 10 secondi per tutta la bocca. 10 secondi per tutta la bocca. Tre spazzole puliscono contemporaneamente le superfici esterna, interna e masticante della bocca. Più di un dente per volta, basta appoggiarlo, scivolare come su un binario, bastano 2-3 secondi, 2-3 secondi, arcata superiore, 2-3 secondi, 2-3 secondi. That's it, ok? And then how have you tested it? Abbiamo testato con l'Università degli Studi di Milano. Abbiamo uno studio che dimostra l'efficacia superiore rispetto agli spazzolini tradizionali. Questo non è difficile da comprendere perché è semplicemente un'azione meccanica di rimozione della placca utilizzando la tecnica corretta che è insita e inserita nella tecnologia del dispositivo con un display touchscreen in grado di... Questo era nel video, perdona, okay. Non devi prendere altro tempo, Bruce. That's the first toothbrush I've ever seen with language choices on it. Abbiamo grandi aspirazioni. Presumably your mom is going to set your toothbrush for you if you're small, right? Because a child can't possibly use that interface, right? Il dispositivo è utilizzabile con un semplice pulsante. Questo fa tutto, accende, spegne. Chi vuole customizzare il proprio spazzolamento deciderà di farlo attraverso display. La mamma può controllare alla fine del mese, ad esempio, lo spazzolamento corretto o meno di tutto il mese del proprio figlio. Non si scappa più, non si può attraverso un'app Bluetooth. La tecnologia è brevettata in tutto il mondo. Abbiamo ricevuto ieri la divulgazione del brevetto in tutto il mondo. Grande. Domanda più cattiva. Qual è il punto debole? Sono tutte good news, fantastico. Qual è il punto debole che non abbiamo ancora capito? Punto debole è che noi siamo arrivati alla fine del progetto, l'abbiamo testato, l'abbiamo prototipato, abbiamo tutto il ciclo produttivo pronto, ci mancano i soldi per realizzare il primo lotto produttivo di 10.000 pezzi. Perfetto, i soldi. Ok, ottimo, grazie Aldo, in bocca al lupo. Grazie a voi.